Il comparto dell'automotive in Abruzzo riguarda il 50% dell'export, con un indotto che coinvolge oltre 23.000 addetti. Scelte strategiche discutibili del nuovo management Stellantis stanno mettendo però in crisi lo stabilimento di Atessa. La strategia del quarto gruppo motoristico mondiale sta mettendo in crisi infatti la produzione dei furgoni commerciali leggeri nello stabilimento abruzzese. Secondo quanto denunciato da sindacalisti ed amministratori locali, la concorrenza dello stabilimento di Gliwice in Polonia, che produce, lo ricordiamo, solo 4 versioni del furgone Ducato, sta riducendo drasticamente le quote di mercato di Stellantis, soprattutto nel settore dei camper. Noi dal 2019 abbiamo lanciato un grido d'allarme. In quella prima fase ci hanno attaccato, anche ci hanno dato dei catastrofisti, ma poi i fatti purtroppo stanno venendo fuori. È nata la concorrenza, è uscita tutta in maniera prepotente la concorrenza fra lo stabilimento Sevel e quello polacco gemello che fa lo stesso prodotto. Per fortuna, anche se un po' in ritardo, inizia ad esserci una presa di coscienza anche da parte della politica e delle altre organizzazioni sindacali, e questo forse è il momento di arrivare alla concretezza e quindi iniziare a mettersi insieme e cercare soluzioni per fare in modo che la ex Sevel continui ad investire. Gli ultimi investimenti risalgono al 2000, continua ad investire il territorio, ma soprattutto dobbiamo facilitare anche tutto l'indotto che gira intorno a questo stabilimento, che è in questo momento quello che forse sta rischiando molto di più. La scelta di delocalizzare in Polonia parte della produzione del Ducato ha ridotto notevolmente la forza di lavoro nello stabilimento di Atessa, con la riduzione dei volumi produttivi giornalieri ed il ricorso alla cassa integrazione. De Lutis, accennava lei, il mondo politico si sta muovendo. Cosa dovrebbe fare la Regione Abruzzo e cosa può fare? La Regione Abruzzo, unitamente al tavolo nazionale, alle organizzazioni sindacali nazionali che stanno diciamo da tempo sollecitando questo problema, dovrebbero trovare le soluzioni per rendere attrattivo il nostro territorio, parlando dell'Abruzzo, ma anche in senso generale rendere attrattiva la nostra nazione, che in questo momento non riesce ad offrire quello che offrono altre nazioni fuori dall'Italia. In merito ai rischi occupazionali, De Lutis ha aggiunto infine. I lavoratori della ex Sevel erano circa 7.000 fino a qualche anno fa e oggi sono circa 4.900, mancano poche unità per arrivarci. Quindi nei fatti si è già palesato una forte diminuzione di personale. Quelli che stanno rischiando in questo momento sono quelli dell'indotto. C'è una forte politica di riduzione, diciamo che questa oramai è partita da alcuni anni, non una flessione di mercato, ma una vera e propria ridisegnamento di questa azienda da parte del gruppo.